benvenuti in un nuovo video nella nostra micro cucina. E soprattutto iscrivetevi al nostro micro canale. No, non è vero, iscrivetevi. Non è vero, siamo tantissimi ormai. Sì, sì. Siamo più di 1700. Anzi, colgo l'occasione per salutare Sabrina. Ciao. Ciao Sabrina. Grande. Grazie di esserti iscritta al nostro piccolo canale. Eh sì. Allora, ieri ho pubblicato un video dove facciamo il nostro classico svuota la spesa e come al solito quando ho tirato fuori i ceci ho detto per fare i ceci al forno. Ah! E in tanti mi hanno scritto, tanti, ci credo, perché lo vedo. Mi scrivete pure su Instagram, scrivetemi su Instagram, è bellissimo, scrivete qua sotto. E vabbè, comunque, in tanti mi hanno scritto, ma come si fanno questi ceci al forno? E quindi, visto che comunque dobbiamo cenare tra un po', stasera per cena contorno di ceci al forno. Buoni. Buonissimi. Buoni. Però farò i miei classici, il mio cavallo di battaglia al curry, ma ve li faccio vedere anche con la paprika, esperimento. Mm. Secondo me a Luca gli piacciono. Ma soprattutto li proviamo a fare dolci. Vediamo come vengono. Un dessert alternativo. Vediamo. Oh, dolce. Ci proviamo, non lo so, può darsi che quelli dolci fanno schifo, però ceci ci proviamo. Dolci. Mm. No, ceci Meh. Dolci ci sta. Meh. Ceci dolci ci sta. Però non so se ci sta ceci dolci così croccanti al forno. Comunque, tanto come al solito è inutile che parlo tre ore. Vediamo come si fa? Dai, vediamo. Allora, prima cosa super semplice, io uso i ceci in scatola, perché se questa deve essere una ricetta semplice, se io lo faccio con i ceci secchi non diventa più semplice. Quindi per me ceci in scatola, ma se avete quelli secchi potete comunque farli, lasciarli a mollo tutta la notte, poi li fate bollire come se stesse facendo i ceci. Una volta che ce l'avete lessati, si comincia. Quindi questi qui li vado a sciacquare bene sotto l'acqua intanto. Allora, ho diviso i ceci sciacquati super bene su tre ciotoline, però in realtà una scatola intera la faccio col curry, che sono quelli che mi piacciono di più. E con l'altra scatola, metà e metà, ci facciamo l'esperimento. Quindi, cominciamo. Come prima cosa ci vado a mettere l'olio su tutti e tre, perché poi quando andranno in forno diventeranno croccanti e le spezie si attaccano bene. Come al solito abbiamo l'olio più lento del mondo. Ce ne andranno due cucchiai. Qui meno perché sono meno ceci. Allora, facciamo prima quelli salati. Quindi prendiamo il sale e lo mettiamo su tutte e due le ciotoline. Credo sia la ricetta più facile del mondo. Però è sfizioso perché, che ne so, tipo invece delle patatine sul divano la sera... oppure come contorno, o magari dentro l'insalata, sono buoni, veramente buoni. Allora, questi li facciamo al curry, quindi olio, sale e un po' di curry. A piacere, cioè quanto vi piacciono forti ci mettete il curry. Cucchiaio e mescoliamo. Quando tutto il curry si è sparso bene, fatto, e... li mettiamo su una placca da forno, più semplice di così. Ho la placca, questi sei ceci, olè. Li sparpagliate super bene, sì, belli larghi, fatto. Già fatto? Poi, in questi qua, che li andremo ad assaggiare con voi per la prima volta, ci mettiamo la paprika. Ovviamente li potete fare anche sale e pepe, con la curcuma... col peperoncino, cioè spazio all'immaginazione. E se fate la ricetta a casa, taggatemi su Instagram. Paprika, colate sempre super bene. Li vuoi più papricosi? No, va bene così. E li mettiamo sulla teglia. E ora il vero esperimento della serata. Ta-dam! Ceci, olio, zucchero. Zucchero facciamo... due cucchiaini? No, uno dai. Uno e mezzo, dai. Cucchiaino e mezzo di zucchero e cannella! Vediamo come vengono. Secondo me buoni. Allora, io abbonderei con la cannella, ma perché mi piace particolarmente, tanto Luca non li mangia comunque, poco o tanto che io ne metta. Allora, travasiamo pure questi in
nella nostra teglia. Ho preriscaldato il forno al massimo, allora forno ventilato al massimo, forno statico al massimo, il forno deve essere caldo perché i ceci si devono seccare e diventare croccanti, quindi andate giù del forno, io li tengo un quarto d'ora, 20 minuti, però gli ultimi 3-4 minuti li faccio fare col grill, così diventano proprio croccanti. Però assaggiateli perché a gusto personale, c'è a chi piacciono fuori croccanti ma dentro più morbidi, c'è a chi piacciono più croccanti, quindi sempre a piacere. Inforniamo. Ed ecco pronti i nostri ceci. Buoni. Allora, questi sono quelli al curry, quindi i classici che mangiamo sempre. Grado di cottura lo decidete voi, io l'ho lasciati 20 minuti, però anche 30 diventano più secchi, più croccanti. Assaggiamo? Vabbè, questi li conosciamo, vabbè, questi no? Li conosciamo, li assaggiamo solo per voi. Questi, raga, potete capire. Buonissimi. Come patatine. Se volete, poi ci potete mettere un altro po' di sale sopra. Questi io li amo. Sì. Allora, assaggiamo gli esperimenti, assaggiamo gli esperimenti. Questi sono quelli con la paprika. Vai, dimmi se pizzicano. Ne prendo 3 o 4. Posso assaggiare? Dai, uno. Sì, può assaggiare benissimo proprio. Però sono spiziosi pure così. Ah, perfica! No! Perfica! Sei un criminale! Non intendo niente, giuro. Pizzicano! Sono buoni. Molto sensibile. Buoni, ma piccante. Buoni, ma più buoni quelli al curry. E ora assaggiamo quelli dolci. Questi sono il vero esperimento della giornata, perché veramente non l'avevo mai fatti e non avevo neanche idea, quindi potrebbero essere terrificanti o potrebbero essere una super scoperta per la merenda. Vado, dai, assaggia pure tu, io ho assaggiato. No, vabbè, perché a me la cannella mi fa schifo. No, non sono male. Ci voleva più zucchero forse, più per farli più caramellati. No. Però sono buoni. Sai forse cosa ci sta bene? Il tonno. Il miele. No, il miele, cretino. Comunque sì, sono buoni. Sono buoni. Cioè, okay, però me li tengo per dopo perché... Buoni. Devo cenare. Però ovviamente vincono sempre quelli al curry. Sì, quelli al curry, ragazzi, sono must have, cioè... Buoni. Quelli dovete provare per forza. E quindi vi ho accontentato con piacere, tra l'altro, perché mandavano i ceci. E vi ho fatto vedere come si fanno i famosissimi ceci al forno. Sì. E anche per questa ricetta dobbiamo ringraziare il nostro amico Mattia. Grande Matti! Di ricette per palestrati fini su Instagram, lo trovate, mi fa delle ricette buonissime, perché me l'ha fatti scoprire lui. Quindi, grazie Mattia! E da questo video dove prepariamo i nostri famosissimi ceci al forno è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!